notizia dal mercato ortofrutticolo di Vittoria. Stupore e amarezza dopo l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 74 denunce. Aeroporto di Comiso, lunedì prossimo incontro a Palermo con l'ENAV, prevista la firma per la convenzione sull'assistenza ai voli. Acate, Giuseppe Di Natale, il nuovo presidente del Consiglio Comunale, eletto con 8 voti dell'opposizione. Marina di Ragusa, la scuola della frazione perde l'autonomia. Il Partito Democratico chiede le dimissioni dell'assessore Suizzo. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con Free News. In apertura di questa edizione torniamo ad occuparci dell'operazione Right Price condotta dalla Guardia di Finanza all'interno del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello a Vittoria. In città infatti c'è molto stupore per quanto portato a galla dalle fiamme gialle. Un'evasione fiscale per circa 18 milioni di euro e la denuncia di 74 persone a cui vengono contestati vari reati. E adesso si sta vagliando l'opportunità di dotare la struttura mercantile di un nuovo regolamento che garantisca maggiore trasparenza per i produttori. Stupore e rammarico a Vittoria dopo gli esiti dell'operazione Right Price condotta dalla Guardia di Finanza all'interno del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello. 2 anni di indagini, oltre 230 pagine di dossier incentrato sulle attività economiche svolte all'interno della struttura, riguardanti in particolare la doppia attività dei commissionari e il sistema di vendita. Il lavoro portato avanti dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, guidato dal colonnello Francesco Falli, che ha portato, lo ricordiamo, alla denuncia di 74 persone e alla scoperta di circa 18 milioni di euro di evasione fiscale. Tra le accuse avanzate ci sono quelle di rialzo fraudolento dei prezzi, truffa, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio che riguarda funzionari del Comune di Vittoria, peculato, favoreggiamento e bancarotta fraudolenta. Ed ancora sono state denunciate 3 persone per commercializzazione non regolare di oltre 27.000 kg di ortaggi importati dalla Tunisia e venduti come merce italiana. E l'operazione arriva in un momento certamente difficile per l'economia della città di Vittoria, basata prevalentemente sulla produzione agricola. Una struttura mercantile che dagli anni 70 ad oggi ha avuto come linee guida un regolamento che adesso va sicuramente rivisto. Ma le indagini non sono terminate con questa operazione. Ulteriori accertamenti, infatti, saranno operati con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione di Criminalità Organizzata di Roma e riguardano le infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno della struttura, insieme agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali, oggetto di una segnalazione all'autorità garante in materia. E a proposito del mercato ortofrutticolo di Vittoria, questa mattina a Palazzo Iagono si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del nuovo bando per il rinnovo delle concessioni. A partecipare sono stati il sindaco Giuseppe Nicosia, l'assessore Piero Gurrieri, il comandante dei vigili urbani Cosimo Costa e l'assessore Rosario Lomonaco. La parola d'ordine sarà legalità. Sentiamo. Nuove regole per il rinnovo delle concessioni al mercato ortofrutticolo di Vittoria. La parola d'ordine è legalità. Conferenza stampa di presentazione stamane a Palazzo Iacono, all'indomani del blitz della Guardia di Finanza che ha portato a 74 denunce. Una coincidenza per alcuni esponenti dell'opposizione, a detta dell'assessore Gurrieri, non casuale, ma che invece evidenzia quanto il mercato ortofrutticolo sia a rischio illegalità e quanto per questo motivo sia necessario un maggiore controllo. Nuove regole sono state infatti elaborate dalla Giunta che interessano dapprima le concessioni già concesse e poi successivamente la concessione di nuove. Regole che hanno ricevuto il plauso dalle associazioni di categoria agricole e dall'associazione commissari ortofrutticoli. Queste le novità, in adeguamento anche alla legislazione nazionale, al regolamento finora vigente risalente al 1971. Verifica dei requisiti soggettivi di chi ha già una concessione, in particolare nessuna condanna penale per reati di particolare entità, nessun procedimento in atto per l'applicazione di misure di sicurezza, nessuna sanzione pregressa di un certo importo economico per violazioni delle leggi sul lavoro. Verifica dei requisiti che incidono sull'affidabilità dal punto di vista sociale, obbligo di denuncia in caso di minacce o altre attività estorsive subite e relativa espulsione in caso di mancata segnalazione. Ma intanto ecco il primo bando dopo 40 anni per la concessione dei box, quindi un ulteriore percorso di legalità che si accompagna ecco, a queste nuove emergenze investigative e che ci consentirà di, spero,
e lavoriamo per questo, di gestire ancora meglio il rapporto con il mercato ortofrutticolo. Una cosa deve essere certa: l'indagine che c'è stata in questi giorni della Guardia di Finanza ci può solo esortare a far funzionare meglio il mercato anziché demonizzarlo, e a cercare di farlo rendere sempre di più la casa dei produttori, dove i produttori possono trovare una migliore attività e remunerazione per il loro lavoro e per il loro sacrificio, e gli operatori del mercato possono agire nel pieno rispetto delle regole. La legalità dunque come requisito d'accesso che va di pari passo con lo sviluppo, perché la soluzione ai problemi non è la chiusura del mercato, che significherebbe morte economica per le imprese e la città, ma una gestione più corretta e attenta. La procedura prevede la presentazione da parte di chi già occupa il box entro 30 giorni della domanda, correlata dalle autocertificazioni, la cui veridicità sarà controllata dal comune in collaborazione con le forze dell'ordine, del possesso di tutti i requisiti richiesti. In caso di rispetto degli stessi, la concessione verrà riassegnata, altrimenti verrà revocata. Tutti i posti che quindi diverranno vacanti a seguito della revoca o annullamento delle concessioni saranno poi oggetto di un ulteriore bando. Dopo 40 anni di immobilismo, durante i quali non si è proceduto ad alcun controllo, l'amministrazione sembra dunque aver cambiato rotta all'insegna di nuove regole. E voltiamo pagina e torniamo ad occuparci dell'uomo di Modica accusato di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne. Ieri si è svolto l'interrogatorio. Sentiamo. Interrogatorio ieri davanti al GIP Sandra Levanti per il padre accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia 17enne. L'uomo, un 45enne modicano, era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari lo scorso sabato a seguito della denuncia presentata dalla figlia, stanca delle continue minacce e violenze da parte del padre subite durante le due settimane di vacanze estive che la ragazzina avrebbe trascorso con lui, essendo i genitori separati. 4 ore di interrogatorio durante il quale l'indagato si è difeso chiarendo tutte le accuse che gli vengono mosse, ipotizzando addirittura che si tratti di una montatura ad hoc. L'avvocato difensore ha intanto chiesto la remissione in libertà, ritenendo che non sussistano gravi indizi di colpevolezza. Si aspetta adesso la decisione del GIP. Non ce l'ha fatta Giovanna Cagi, la donna di Scicli di 75 anni, coinvolta insieme al marito nell'incidente stradale autonomo dello scorso lunedì, incontrata a Rizza proprio nello Sciclitano. È morta dopo 48 ore dal ricovero all'ospedale maggiore di Modica. Ancora cronaca, Ragusa, la polizia ha denunciato 3 rumeni, sorpresi con coltelli di genere vietato e con attrezzature atte allo scasso. Vediamo. 3 denunce per porto di coltello di genere vietato e detenzione di arnesi atti allo scasso. Nel cuore della notte gli agenti della sezione volanti di Ragusa hanno proceduto al controllo di una Fiat Bravo di colore bianco, i cui occupanti si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcuni capannoni della zona industriale. Il conducente, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi, ma con l'ausilio di una seconda volante l'auto, dopo un breve inseguimento, è stata fermata e i 3 occupanti sono stati identificati, tutti abitanti a Comiso e di nazionalità rumena. Subito è stata effettuata un'immediata perquisizione sul posto, a seguito della quale a bordo dell'auto sono stati rinvenuti un coltello e vari attrezzi atti allo scasso, tra cui un palanchino, tenaglie, cacciaviti, guanti lattice e 2 passamontagna. I 3 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per porto di coltello di genere vietato e detenzione di arnesi atti allo scasso. Inoltre, l'auto su cui viaggiavano i 3 soggetti denunciati è stata sequestrata poiché il conducente circolava nonostante da qualche mese gli fosse stata ritirata la patente. E continuiamo ancora con la cronaca, torniamo ad occuparci adesso dell'indagine denominata Nonnini Viziosi, che vedeva coinvolti 9 anziani di Scicli accusati, tra le altre cose, di violenza sessuale ai danni di una giovane minorata psichica. Il caso sembrava chiuso, ma invece sono sorte delle novità. Probabile riapertura del processo che vede sul banco degli imputati 9 anziani di Scicli, tra i 64 e gli 85 anni, accusati di violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persone, minacce aggravate con uso di coltello, reati che sarebbero stati commessi sino al 2008 a Scicli, ai danni di una giovane minorata psichica. L'indagine, chiamata Nonnini Viziosi, sembrava chiusa dopo il proscioglimento da parte del GUP del Tribunale di Modica Maurizio Rubino il 10 giugno del 2010. Il procuratore
procuratore della Repubblica di Modica Francesco Puleio aveva però impugnato tale sentenza rimandando il caso direttamente in Cassazione, sostenendo che ci fossero delle violazioni di legge. Il GUP aveva assolto 2 dei 9 imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato, mentre aveva espresso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei rimanenti. Il procuratore della Repubblica aveva invece chiesto la condanna a 9 anni per uno, l'assoluzione per l'altro, richiedente l'abbreviato, e rinvio a giudizio per il resto del gruppo. Adesso si attende la decisione della Cassazione, che forse aprirà il caso per una sola imputazione che i magistrati ritengono poco chiara nelle motivazioni. Intanto alcuni degli imputati sono deceduti. E cambiamo argomento e ci occupiamo dell'aeroporto di Comiso. Lunedì 6 febbraio, infatti, a Palermo, presso la regione siciliana, dovrebbe arrivare la firma della convenzione con l'ENAV per l'assistenza ai voli. Vediamo. Quando aprirà l'aeroporto di Comiso? In molti da tempo si pongono questa domanda, in particolar modo cittadini ed imprenditori, che vedono nello scalo un'ottima opportunità per lo sviluppo dell'economia del territorio ebleo. Forse l'ultima speranza per fare in modo che la nostra provincia non rimanga isolata dal punto di vista infrastrutturale. Lunedì 6 febbraio a Palermo, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, ci sarà un importante appuntamento. Oltre alla convenzione con l'ENAV per l'assistenza ai voli, si potrebbe decidere la probabile data di apertura operativa della struttura aeroportuale, una data che darebbe l'effettivo avvio non solo dell'aeroporto ma anche di tutti i voli possibili. Dunque, nei prossimi giorni ci saranno alcuni step importanti che permetteranno appunto l'avvio dello scalo. Prima la convenzione per la sicurezza dei voli e poi i contratti con le compagnie aeree, quindi la garanzia che la struttura non partirà con l'accumulo dei debiti. L'auspicio è che si possa partire entro il 2012, ma visto i ritardi ed intoppi che si sono susseguiti in questi anni, è meglio incrociare le dita. E ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.